Lo abbiamo conosciuto durante la fase iniziale dell'emergenza, subito dopo la chiusura delle scuole, in cui il dirigente scolastico, il professor Alessandro Artini, assieme allo staff e alla task force interna capitanata dalla professoressa Katia Sassoli, hanno ricercato ed individuato in Scuolab il software online effettivamente emulativo delle attività didattiche e laboratoriali così come svolte nella nostra scuola e che a nostro giudizio meglio può ripercorrere su uno schermo del PC le normali attività svolte nei laboratori di fisica di un biennio di una scuola secondaria di secondo grado. Riteniamo che l'impiego di Scuolab possa essere uno strumento importante nel percorso di apprendimento dei nostri studenti, anche in periodi di normalità didattica e non solo nella fase di didattica a distanza. Scuolab è oggi lo strumento digitale che io associo al tradizionale laboratorio analogico per potenziare l'apprendimento dei miei studenti. Vorrei elencare almeno tre punti di forza di Scuolab. Come primo punto, la parte visiva del software, che è molto accattivante e simula benissimo le normali attrezzature e i normali strumenti di misura impiegati nelle esperienze. Come secondo punto, la flessibilità del software, che dà al docente la possibilità di strutturare a proprio piacimento la prova e dà allo studente la possibilità di eseguire la prova potendo comunque tornare sui propri passi per rivedere e o ripetere una qualsivoglia fase dell'esperienza. Come terzo punto, la possibilità di appuntare all'interno di un blocco virtuale le grandezze impiegate, le unità di misura, le misure effettuate e poter esportare tali informazioni al fine di impiegarle nella redazione di una relazione di laboratorio di tipo digitale. Devo dire che sono molto contento dell'impegno di tutti i nostri studenti e ritengo che siano tutti coinvolti ed interessati. Possiamo fare tesoro di questa esperienza maturata facendola diventare un potenziatore della didattica tradizionale. In generale, durante la normale didattica frontale in presenza, prevediamo anche l'impiego di strumenti digitali emulativi di quelle che sono le tradizionali attività eseguite in laboratorio. L'adozione di questo metodo posso ringraziare la lungimiranza del professor Roberto Melani e di tutti i professori del Dipartimento di Fisica della nostra scuola che contribuiscono a far sì che i nostri studenti possano, attraverso gli strumenti informatici, potenziare l'attività didattica tradizionale. In questo modo, gli alunni dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo non si sono trovati del tutto impreparati nel dover affrontare la didattica a distanza. Particolarmente il gruppo degli informatici, ma non solo loro, si è sempre prestato con attenzione all'innovazione didattica. Il fatto poi che la mia scuola sia un istituto tecnico, questo ha fatto sì che la didattica laboratoriale, nella nostra scuola abbiamo 34 laboratori, fosse praticata costantemente. Ci siamo resi conto che avevamo una finestra temporale di alcuni giorni per organizzare la didattica a distanza e abbiamo colto questa opportunità prima della chiusura, anche perché non è facile organizzare a distanza la didattica a distanza. Abbiamo costituito, diciamo, una task force di docenti di informatica, non solo di informatica, per prestare aiuto a l'intero corpo docente, a tutti gli altri. Adesso si tratterà di vedere come andare avanti in futuro. Personalmente prevedo che si apra la possibilità di tenere lezioni in presenza e a distanza contemporaneamente. Innovare comporta impegno, anche fatica. Un sentito grazie quindi a tutto lo staff di Scuolab che risolve celermente le nostre numerose richieste e recepisce ed implementa le nostre osservazioni e proposte.